Atalanta è ospite allo stadio Castellani di Empoli nella 12ª giornata di Serie A. Team i nerazzurri vogliono subito ripartire dopo il primo stop stagionale. Cominciano forte con la prima grande chance al 16esimo. Ce l'ha Ederson, servito bene da Højlund. Il brasiliano viene murato prima da Vicario, poi da De Winter. Passano altri 16 minuti, l'Atalanta trova il vantaggio, Scalvini porta palla, serve Koopmeiners in area di rigore, palla dietro per Lookman, tiro deviato, sul secondo palo arriva Ansatebor che deposita in rete il gol dello 0-1. Primo centro stagionale per l'olandese che torna al gol in campionato dopo 2 anni. Al 41esimo l'Atalanta ha anche l'occasione per raddoppiare, il tiro su punizione di Lookman viene deviato con il braccio da destro per il direttore di gara, calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Koopmeiners che però viene murato da Vicario, il punteggio rimane sullo 0-1. L'Empoli prova a farsi vedere sul finale di tempo con Piazza che sfida Ansatebor, si libera al limite dell'area, il suo tiro però centrale blocca il rientrante Juan Musso. I nerazzurri vanno a riposo in vantaggio e raddoppiano dopo 14 minuti dall'inizio della ripresa. Dopo una grande cavalcata Højlund serve Pasalic che al secondo tentativo riesce a servire Lookman in area di rigore. Si mette in proprio il nigeriano, salta mezza difesa dell'Empoli, incrocia con il destro e porta il punteggio sullo 0-2. Impatto devastante di Ademola Lookman, quarto gol nelle ultime 5, il quinto in questa Serie A. L'Empoli prova a rispondere al 70esimo con Mattia Destro che riceve palla al limite dell'area, mira l'incrocio dei pali ma lo manca di pochissimo. Al 75esimo dopo un pallone recuperato da Mario Pasalic, Lookman ha anche la chance per firmare la doppietta personale, ancora una volta però è strepitoso Vicario a chiudere la porta dell'Empoli. Dalla parte opposta all'84esimo non è da meno Juan Musso, dopo la sforbiciata di Mattia Destro il pallone termina a tre piedi di Valukievic, è strepitoso l'intervento del numero 1 argentino, poi Ebuei mette in porta ma si trova in posizione irregolare, il gol viene annullato. L'Atalanta batte 2-0 l'Empoli, vince l'ottava partita nelle prime 12 giornate, è un nuovo record atalantino e si porta a 27 punti in classifica.